È il 28 aprile 1945. Sono circa le 3:30 del mattino. Piove. A Bonzanigo, una frazione di Tramezzina in provincia di Como, da una Fiat 1100 scendono due giovani donne, entrambe dall'aria piuttosto provata. Una indossa una pelliccia, l'altra un giaccone tutto consumato. Di queste due donne, una è destinata a passare alla storia. È Claretta Petacci, l'amante del Duce, e di lì a poche ore verrà uccisa insieme a Benito Mussolini. L'altra donna è la partigiana Gianna. Il suo vero nome è Giuseppina Tuissi e con il capitano Neri, all'anagrafe Luigi Canali, ha contribuito all'arresto del Duce e di Claretta. Gianna e Neri però non passeranno alla storia, anzi, la giovane coppia è protagonista di una delle pagine più buie della Resistenza italiana. L'avventura di Neri nella lotta di liberazione inizia dopo l'8 settembre 1943. Militare, appena rientrato dal fronte, dà vita alla 52esima Brigata Garibaldi, di cui fa parte anche la staffetta Gianna. Neri è incaricato dal Partito Comunista di riorganizzare e di rimettere ordine nei gruppi sparsi, spesso insubordinati, dei partigiani che operano nei pressi del lago di Como. Un compito molto delicato, non facile. Iniziano così i dissensi di Neri con i compagni di lotta. Nel gennaio del 1945 Gianna e Neri vengono arrestati e ferocemente torturati dai nazifascisti. Neri riesce a fuggire, Gianna viene liberata. Ed è allora che su di loro iniziano le maldicenze. Sono i compagni della loro stessa brigata a far circolare la voce che abbiano parlato, che Gianna abbia pagato la fuga con la delazione. Un tribunale partigiano condanna Gianna e Neri a morte. Poi, con il 25 aprile, tutto sembra dimenticato. Sembra. Perché la diffidenza nei loro riguardi è ancora molto diffusa. Ma sono giorni convulsi, tutto precipita rapidamente e Gianna e Neri si trovano proprio nel vortice degli eventi. Con i vecchi compagni, con i quali si sono nel frattempo riuniti, partecipano alla cattura a Dongo di Mussolini e di Claretta Petacci, colti mentre sono in fuga verso la Svizzera con un corteo di gerarchi e una quantità imponente di oro e denaro, di cui sono gli stessi due partigiani a stilare l'inventario. Sono protagonisti di quelle ore drammatiche, Gianna e Neri, e in quelle ore tante cose passano sotto i loro occhi, troppe. Neri viene prelevato dai suoi compagni e giustiziato il 7 maggio. Anche Gianna viene uccisa il 23 giugno 1945, dopo aver invano cercato il suo compagno. È il giorno del suo 22esimo compleanno. La famiglia di Neri, antifascista e comunista, per decenni ha cercato di fare chiarezza su questa duplice morte misteriosa e di ridare a Gianna e Neri il posto che a loro spetta nella storia della Resistenza. Un riconoscimento al loro operato è arrivato soltanto nel 2004 dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, quasi 60 anni dopo la loro scomparsa. Gianna e Neri sono stati vittime 3 volte: prima del fascismo e dei suoi strumenti di tortura, poi dei loro stessi compagni, in un periodo, quello immediatamente successivo alla liberazione, nel quale il confine tra legalità e illegalità è stato spesso molto labile, e poi, infine, dell'oblio in cui la loro storia è caduta. La Resistenza è una vicenda complessa, che nasce e si sviluppa in un contesto drammatico. Tra i giorni della liberazione e la stabilizzazione del nuovo ordine democratico, c'è un periodo di interregno, in cui giustizia e vendetta spesso si confondono. I suoi epiloghi sanguinosi non mettono in discussione la bontà della sua essenza e del suo fine, ma proprio per questo vanno esaminati, documentati, dibattuti, ma soprattutto, sempre, raccontati. La resistenza italiana in Friuli si articolò in due grandi formazioni. Le brigate Garibaldi Friuli, create dal Partito Comunista, di cui la prima scese in campo nell'ottobre 43 assieme al battaglione Giustizia e Libertà, organizzato da Fermo Solari del Partito d'Azione, un partito nuovo, laico e di sinistra democratica, e le brigate Osoppo Friuli, fondate dalla Democrazia Cristiana e dallo stesso Partito d'Azione. Alle Garibaldi appartenevano anche i GAP, gruppi d'azione patriottica, operanti nei centri urbani, grandi e piccoli, e nella pianura. Sorsero subito nelle città e nei villaggi i Comitati di Liberazione Nazionale, CLN, composti dai vari partiti, organi politici della Resistenza. Nel corso di 20 mesi di cruenta lotta contro i nazisti e i loro collaboratori fascisti, cosacchi, domobrani, milizie slovene, la Resistenza in Friuli ebbe fasi di grande espansione, creando zone libere in Carnia e nel Friuli orientale. Ci furono periodi critici, specie a seguito delle grandi offensive naziste dell'autunno 44 e dell'inverno 44-45.
Questo fu il periodo più difficile perché la crisi militare si intrecciò a complessi fattori politici, ideologici e nazionali. Fu allora che il movimento sloveno, guidato dal Partito Comunista e che predominava fra Lisonzo e il vecchio confine, rinnovò con forza le rivendicazioni territoriali sulla Venezia Giulia con le province di Trieste e Gorizia e su una grossa parte del Friuli orientale, abbandonando gli accordi di compromesso presi con i vertici della resistenza italiana a Milano e con il Partito Comunista e le Garibaldi Friuli. E fu allora che gli anglo-americani, accantonando l'iniziale progetto di occupazione di tutta la regione, ripiegarono su quello di una linea di demarcazione fra Trieste e l'Austria. Alle loro missioni in Friuli fu perciò ordinato di non farsi coinvolgere nei contrasti nazionali tra italiani e slavi e fra formazioni comuniste e non comuniste. Inoltre, il Partito Comunista Nazionale invitò i comunisti della regione ad appoggiare le iniziative politiche e militari del movimento sloveno per la liberazione del territorio. Anche in seguito a questo e su richiesta slovena, la divisione Garibaldi-Natisone, dislocata in zona contigua a quella dello Sopo, si trasferì nel dicembre 1944 oltre Isonzo, sotto il comando del IX Corpus Sloveno. In tal modo si creò in loco anche un vuoto di potere che giocherà a favore di gruppi garibaldini estremisti. Tutti questi fattori alimentarono la tensione nelle zone d'incontro fra la resistenza italiana e quella slovena, nel Friuli orientale, nelle zone del Cividalese e nelle valli del Natisone. Nell'area cividalese, fra Attimis e Canebola, si trova Malga Porzus, sede, all'epoca, febbraio 1945, del comando della prima brigata Osoppo, che si era rifiutato di seguire la Natisone oltre Isonzo. Ma il comando del IX Corpus non tollerava questa presenza in una zona compresa nelle rivendicazioni slovene. Per liberarsi di questa presenza non comunista e contraria alle pretese slovene, il comando del Corpus sollecitò gruppi garibaldini e la Garibaldi Natisone ad intervenire contro il comando osovano di Porzus. Comandante sul posto era un ufficiale di carriera, il capitano Francesco De Gregori. Delegato politico era Gastone Valente del Partito d'Azione, uno dei primi partigiani friulani, salito in montagna nel settembre 43. In tutto, al comando di Porzus c'erano una ventina di uomini. Il 7 febbraio 1945, un centinaio di gappisti, comandati da Mario Toffanin, nome di battaglia Giacca, un fanatico e violento per il quale i partigiani di altra tendenza erano fascisti o reazionari, sorpresero con l'inganno il comando Osoppo a Porzus, uccidendo subito il De Gregori e il Valente, ed una giovane donna che, accusata di essere una spia, si era presentata spontaneamente ad uno dei gap di Giacca che poi l'aveva consegnata all'Osoppo. Altri 17 osovani portati in pianura, fra cui il fratello di Pierpaolo Pasolini, furono uccisi nei giorni seguenti. La criminosa impresa, tra l'altro, non portò alcun concreto vantaggio agli sloveni, che non penetrarono in forze nella zona contestata. Spedizione ed eccidio avvennero all'insaputa del comando generale Garibaldi Friuli, che si trovava lontano, in Carnia, e che proprio nei giorni in cui veniva preparata la spedizione a Porzus aveva proposto al CLN di Udine, con lettera del commissario politico Mario Lizzero, la formazione di un comando unificato Garibaldi-Osoppo. Si dovevano superare i passati contrasti e settarismi, in cui, scriveva, erano responsabili anche i garibaldini. Quanto alla Garibaldi Natisone, all'epoca del fatto, si trovava lontana, tra la selva di Tarnova e il vecchio confine. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Bologna è stata liberata il 21 aprile del 1945. Io sono nato nel settembre del 27, quindi fate i conti, ero piuttosto giovane. Però il fascismo, nel 43, alla fine del periodo tranquillo del Duce, poi è cominciato il 44-45, i bombardamenti, una cosa e l'altra, ero stato maturato dalla storia che ci stringeva da vicino. Quindi devo dire, ero onestamente, credo di poter dire di avere più riflessione e più esperienza dei guai del mondo di quello che poteva essere un ragazzo tra 16-17 anni
che vede la guerra così vicina. Bologna dal 44 era a 13 chilometri dal fronte. Di notte si vedevano tutte le pallottole traccianti nel buio che sparavano contro quell'aereo inglese, fondamentalmente, che veniva di notte a viaggiare sulla città. Quindi stare sulle terrazze o sui tetti a vedere gli spettacoli così era rischioso. Ci sgridavano mia madre, lo zio e gli adulti di casa mia, erano più prudenti, ma io e qualche altro amichetto andavamo sui tetti a vedere questo spettacolo che per noi era molto interessante, entusiasmante. E certo c'era un rischio, ma insomma le schegge cadevano sul tetto rompendo qualche tegola. E nel complesso io ho un ricordo molto bello degli anni di guerra, perché la guerra sono stati solo i bombardamenti su Bologna per me. Certo capivo che per il paese era una guerra sbagliata, pericolosa, la Germania avrebbe perso, ma noi non osavamo pensare che fosse meglio che l'Italia vincesse con la Germania. Questo io, per esempio, ricordo che a scuola, gli ultimi mesi che si andava a scuola, eravamo scandalizzati da due giornaletti che venivano diffusi, ormai sono dimenticati da tutti, siamo in pochissimi a ricordare, che si chiamavano Adler e Spiegel, che erano in lingua tedesca, però con le didascalie in italiano, pieno di croci uncinate. C'era un ordine nuovo in Germania, in Europa, tedesco. Io mi ero formato in una certa ostilità al fascismo. Non l'avevo visto salire, perché sono del 27, ma lo vedevo tramontare in tantissimi errori, in una guerra diffusa, programmata, ma 8 milioni di baionette, prendere le cancellate. Era evidente che eravamo stati guidati a un'impresa folle che forse poteva vincere se vinceva la Germania, e non era augurabile essere alleati della Germania vincitrice. Un po' alla volta l'amarezza di pensare che la sconfitta era una via della libertà per noi, però è passato. Io devo dire, dal 43 in poi, il mio antifascismo un po' infantile, ostile al fatto che il sabato si facevano le adunate invece che andare a giocare al pallone, gli studi seri che si facevano allora nei libri, i professori che erano antifascisti, molti e tutti poco fascisti comunque, ci aiutavano a pensare, a essere esigenti, mentre invece il fascismo era vincere, vinceremo, le frasi del Duce, se indietreggio uccidetemi, se cado vendicatemi, se avanzo seguitemi, insomma mi pareva, certo, una certa sintesi, uno che sapeva usare la radio, ma era una cosa un po' farsesca. E poi se si scende dal Duce ai federali locali, erano degli sciagurati. Alla vigilia della liberazione eravamo in Strada Maggiore 70. L'idea che la città fosse vicina alla liberazione avevamo dormito con quella speranza. Per cui eravamo là, affacciati alla finestra, a un certo punto compaiono su due file di persone in colore cacchi, che avevano in mano delle fucili mitragliatori, forse da lontano, da 120 metri, 200 metri dalla porta, però erano i primi polacchi che entravano in Italia. Una grandissima gioia, scendere per le strade presto. Mi scandalizzavo un po' che molti italiani chiedevano subito le sigarette e la cioccolata, questo mi pareva poco dignitoso, bisognava prima complimentarsi per la liberazione, poi insomma ognuno faceva quel che voleva, una grandissima gioia. Fronte Adriatico, il gruppo di combattimento Folgore entra in azione sulla sinistra dell'ottava armata britannica. Anche il gruppo Friuli, al fianco del corpo polacco, avanza sulla via Emilia verso Bologna. Casalecchio viene raggiunta dagli americani il 18 aprile. I partigiani occupano i centri abitati e colpiscono i tedeschi ai fianchi, bloccando la loro ritirata. Quando gli americani della Quinta Armata entrano a Vergato, la strada per Bologna è ormai aperta.
Il gruppo di combattimento Folgore entra in azione sulla sinistra dell'ottava armata. Il luogotenente Umberto di Savoia, accompagnato dal comandante generale Morigi, visita il gruppo Folgore nella zona di Tossignano dopo i primi combattimenti sul fronte del Sillaro. Qualche giorno dopo il Folgore prende contatto con il gruppo Friuli, che a fianco del corpo polacco avanza sulla via Emilia. I polacchi corrono ormai verso Bologna, inseguendo gli odiati paracadutisti della prima divisione tedesca, quella che li ha dissanguati a Cassino. Ma i partigiani bolognesi hanno già mobilitato 4.500 uomini che nella notte spazzano via tedeschi e fascisti. Perciò la mattina del 21 aprile, quando arrivano gli eserciti alleati, Bologna è già stata liberata dai partigiani. Entrano in città per primi gli italiani del gruppo Friuli, insieme con i polacchi del generale Ander. Armati come sono e sottoposti a doppia schiavitù, gli italiani sanno combattere con coraggio e audacia quando hanno una causa per cui combattere. Con gli scioperi del marzo 44 e del 45, la classe operaia scende in campo a viso aperto contro la dittatura nazifascista. Il 19 aprile demmo l'ordine dello sciopero generale ferroviario che, iniziatosi il 23 aprile, paralizzò le comunicazioni tedesche. Il mattino del 24 aprile io ricevetti da Genova la telefonata che mi annunciava la venuta insurrezione di quella città. Diremmo l'ordine dello sciopero generale insurrezionale che ebbe inizio in Milano con lo sciopero dei tramvieri e con l'occupazione delle fabbriche da parte delle maestranze alle ore 13 del 25. Quel giorno stesso il Comitato di Liberazione per l'Alta Italia doveva incontrare Mussolini e Graziani per una eventuale resa delle truppe fasciste, ma mentre il colloquio dei nostri delegati si svolgeva in Arcivescovado, l'insurrezione divampava in tutta Milano. Forse il primo atto insurrezionale fu capeggiato da una squadra di Corrado Bonfantini, che fece occupare da partigiani alle sue dipendenze tutta una serie di commissariati. La sera io mandai per iscritto l'ordine dell'insurrezione alle guardie di finanza. La città era ancora largamente occupata dalle formazioni fasciste e da cospicue forze tedesche. I 500 militi della guardia di finanza avrebbero potuto essere facilmente sovraffatti, però la loro tempestività fece sì che le reazioni avversarie furono pochissime. All'alba del 26 aprile la liberazione della prefettura ad opera della guardia di finanza comunicava con un urlo di sirena ai milanesi l'avvenuta liberazione della città. Come Genova, come Torino, Milano si era liberata da sola e come in quelle città, i prigionieri tedeschi passavano tra due ali di folla eccitata. Ora generali e colonnelli dovevano ubbidire ai tanto odiati capi delle squadre partigiane e affidarsi alla loro protezione. Ora gli alleati potevano entrare. Erano amici attesi da tempo. Non avevano nemmeno più la fisionomia di soldati di un esercito liberatore. La guerra per loro era finita. Continuava ancora a Oriente, verso il Veneto, ma a Milano militari e civili potevano già celebrare la vittoria. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Una famiglia felice, ma soprattutto una famiglia molto, ma molto fortunata. Nel 36 o 9 anni si sentiva in aria una grossa tensione. Ricordo anche
che marciavano nelle strade tranquillamente, sempre dei gruppi degli SA, cantavano, contavano, cantavano, e chissà perché, davanti a casa nostra sempre fermata. Wenn's Judenblut vom Messer spritzt, ritsch ratsch, geht's normal so gut. Vuol dire, se il sangue dell'ebreo scorre dal pugnale, è doppiamente bello. A un certo momento si capisce che non c'è futuro. Fortuna vuole che l'Italia ci ha accettato. Sta di fatto che si è cominciato a respirare. Io mi sono sentito sradicato però dalla Germania. Non ero più un ragazzo e mezzo ragazzi, perché non avevo i ragazzi, non avevo il mezzo, non avevo la scuola, non avevo più nulla. Nel 38 sono venuto fuori le leggi razziali italiane. Nuovamente fuori dalle scuole, fuori dagli eserciti, cioè, uguale come là, forse meno violento come tono, risultato direi similare. Qui si è riaperta un po' la ferita e così sono passati gli anni. Nel frattempo io, il più giovane, allora 17enne, calzoncini corti con documenti falsi che mi era lasciato già il podestà tempi mesi prima, viaggiavo ancora per Milano e vado a sbrigare le ultime cose. Passo in portineria, la portinaia mi dà uno sgualcito pezzo di carta e in corsivo ebraico, e sono riuscito a interpretare che lei ripasserebbe alla mattina e che di seguire che ci porta la salvezza. Mi spiega che il suo fidanzato è guardia di frontiera a Ponte Chiasso, è lui in grado di farci passare attraverso un buco nella rete in Svizzera. Siamo in 10. Davanti alla porta ci aspetta uno della decima MAS, quelli allora con la bella divisa, con pugnale, mitraglia, tutto quello che ci vuole addosso. Sono venuti a arrestarvi. E lì non so che intesa ci sia stata. Ci siamo trovati noi tre fratelli a triangolo a lui, di lui, pian pianino mossi, poi saltato addosso, disarmato. In quel mentre entra la mamma, si è messa a piangere, non uccidetelo. Abbiamo corso il rischio, non l'abbiamo ucciso, però ci sono rimasti 2 minuti massimo perché tutti i 10 spariscano dispersi in giro come meglio si può. E quella stessa notte si parte. Siamo arrivati tutti, si passa la rete. Allora, noi tre fratelli, Max fuori che spinge dentro attraverso il buco la gente, io da dentro da tirarla, Emil nel ruscello che c'era là, parliamo di fino a ottobre freddo, fino al petto in acqua per far passare le donne e i bambini, fino all'aprile del 45. Cioè l'occupazione, la libertà, liberato l'Alta Italia. Piccolo aneddoto, siamo usciti, mio fratello e io, illegalmente, ma sempre aiutato da un capo campo ex mio, dove ero io a Lugano, perché abbiamo cambiato molte volte campo, e sono lasciato in buoni rapporti, lui ci ha fatto i documenti per uscire. Arriviamo, usciamo dal confine, Italia paralizzata totalmente. Era appena, ma sparavano ancora dalle case, eccetera. E andiamo a piedi. Cosa vuol dire? Andiamo a piedi e arriveremo a Milano. Non c'era problema. A un certo momento sentiamo una corsa frenata, un camion, 50 fucili che puntano su di noi. Perché in quel momento c'era il movimento dei fascisti che scappavano. Proprio vicino al confine svizzero si può supporre che abbiano tentato di entrare in Svizzera e non li abbiano accettati. Mani in alto, va bene. Chiediamo, si può mettere la mano in tasca? Piano, sì, tiriamo fuori il documento che avevamo passaporto di rifugiati politici in Svizzera. Abbracci, accoglienza colta, ci hanno dato un ufficiale, ma non ognuno di noi su, perché sparano ancora dalle finestre, dateci una mano, insomma, una bella accoglienza dell'Italia.